Faccio questo video che sono le 11 passate, molto probabilmente. È un video grezzo. Questo è il quarto tentativo che provo a registrare. È un video grezzo, già dalla luce potete immaginare, ma è grezzo nel senso che è privo di audio di sotto, canzoni sottofondo, tagli, transizioni, testi, outro. È un video appunto così nudo e crudo che caricherò direttamente dal mio telefono su YouTube. In questo video in pratica voglio un attimo dissociarmi da me stesso, nel senso che in pochi si ricorderanno sicuramente che io a gennaio ho pubblicato, gennaio di quest'anno, ho pubblicato un video in cui parlavo del rientro a scuola, di quando appunto fossi contrario all'idea di ritornare a scuola in presenza, dico tante ragioni in quel video, ma semplicemente perché era una testa di cazzo, ero pigro e non volevo ritornare in presenza, fare i compiti, interrogazioni, verifiche e cose di questo tipo. Mi ero troppo abituato alla DAD. Ho detto cose che adesso non direi mai sulla DAD. L'ho definita appunto una mano dal cielo, l'ho definita appunto come quasi come se l'avessi osannata. In realtà oggi, a distanza di 2 o 3 mesi in DAD, non mi sento di condividere quello che ho detto, nel senso che il mio pensiero è cambiato radicalmente. Non definirei più la DAD in quel modo, la definirei un tumore, perdonate il termine, un tumore che ti consuma, ti distrugge lentamente, ma proprio lentamente, proprio, non te ne accorgi, sia fisicamente che psicologicamente. La schiena non ne parliamo neanche, ce l'ho a pezzi, ma proprio psicologicamente ti distrugge, ti fa venire mal di testa, ti rende apatico, ti fa calare la concentrazione in una maniera incredibile. Io già ho la soglia d'attenzione di un pesce rosso, con la DAD non stiamo neanche a parlare, ti rende apatico, le giornate sembrano tutte uguali, le giornate, le settimane passano come veramente come se sfogliassi una pagina di un libro. Ma la cosa più brutta della DAD è che adesso, avvicinandomi verso maggio-giugno, in pratica mi sto accorgendo di come tutti i mesi che abbiamo passato in DAD potevano essere benissimo i mesi più belli della nostra vita, nella nostra, parlo appunto della mia generazione, potevano essere i più belli di sempre, perché ultimamente sto rivedendo immagini e video fatti a scuola durante questo periodo, e non oso immaginare cosa sarebbe successo se fossimo stati in presenza senza il coronavirus, senza la DAD. Invece, quei mesi non li passeremo mai in un modo felice, li passeremo appunto in casa con la DAD. Sono tutti mesi che nessuno. Tutti i mesi, i momenti, tempo che nessuno ci restituirà, e che se ci penso è una cosa che mi addolora tantissimo. E quindi ad oggi, a distanza di 2 o 3 mesi, mi disgusto a pensare di aver detto quelle cose in quel video di gennaio. È proprio una cosa che mi lacera proprio. E quindi mi sentivo in dovere di fare questo video in cui chiarisco, mi scuso anche con tutte le persone che in questo momento stanno vivendo disagi anche più profondi dei miei per colpa della DAD. Il video però lo lascio, quello che ho pubblicato a gennaio, perché c'è una parte del discorso che appunto deve essere conservata, secondo me, che riguarda appunto l'ipocrisia della classe dirigente nostra nei confronti di noi giovani, delle politiche adottate nei nostri confronti e cose di questo tipo, che è un discorso che secondo me non deve andare perso. Poi per il resto lo lascio online, semplicemente per un ricordo, perché appunto per testimoniare a me stesso, come anche ad altre persone magari, chi lo sa, come appunto si può cambiare anche nel corso di pochissimo tempo, si può cambiare in meglio. E appunto semplicemente è un confronto con me stesso, per dire semplicemente Armando, armi sei una testa di cazzo e niente. Ci vediamo alla prossima. Esco.